quarta Allegra Benetton, quinta Margherita Randazzo e sesta è Susanna Privato. Attenzione a questo 1500, vediamo un po' come si dipana la gara, c'è molto interesse anche nella prossima da vedere con il numero 10 Andrea Orlandi, atletica acquacettosa, che si è incaricato ovviamente di tenere alto il ritmo. Orlandi davanti, vediamo di leggere un passaggio ai 400 attorno a 55 secondi. Non si ferma il cronometro ai 400, sono ben 20. L'applauso, l'applauso, grazie, dai, coraggio, vediamo chi si porta adesso davanti con il numero 7, che poi, abbiamo visto un 1,45, 1,44 ai 700, vediamo, è una bella gara, questa, ombre lunghe e nere davanti, ombre lunghe e nere davanti, sono 1, 2, 3, 4, 5, una decina ancora a contendersi il successo in quattro che decisamente non vogliono rendere la vita facile a nessun altro. Questa, come la prossima gara sulle siepi, dovrebbe avere una caratura internazionale di buon livello. Rivediamo tra non molto il passaggio davanti a noi e a questo punto siamo pronti per sentire il suono della campana, esce, c'è sempre che poi, poi l'8, il 19, seconda posizione, Babic, Tuzan e poi gli altri, sono i due africani davanti, mancano a questo punto 300 metri, mancano 300 metri, come avevo detto qualcuno ha dato letteralmente il cambio, adesso vediamo se si ferma, invece no, la lotta è tra questi due, il sogno, tra virgolette sogno, è di scendere sotto i 3,40, siamo a 3,23, è difficile però si può fare, dai, si può fare, maratone, maratone finale, ed è con il numero 8, seconda posizione è Tuil, qui mi risulta Babic Tuzan.